Allora salutiamo il primo ospite di questa sera, che è il deputato rappresentante del Movimento 5 Stelle alla Camera, Manlio Di Stefano. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei. Buonasera, grazie a lei per essere qui. Allora, ha votato lei il documento di politica estera programmatico? L'ha già votato? Chiaramente sì. Beh, se ne occupa direttamente lui. Se ne occupa. Ma sono chiuse le votazioni? Perché ho visto che si alle fino alle 19. Sì. Sì, hanno chiuso da poco. Ci può anticipare qualcosa sui risultati? Sono già pubblici? No, i risultati non sono ancora pubblici, non li conosco nemmeno io, ovviamente. Ok. Ho visto che nell'introduzione del documento, che ho letto accuratamente, dice che l'avete scritto grazie all'aiuto di esperti di politica estera. Ci può fare qualche nome? Chi sono questi esperti? Bene, abbiamo avuto i diversi, ci avete fatto caso anche sul blog di Beppe Grillo, abbiamo pubblicato dei video di alcuni esperti che hanno seguito la parte anche ristrutturale del programma. E poi in realtà, se ci pensate, noi nasciamo da 12 anni anche di premi Nobel che hanno scritto sul blog di Beppe Grillo, e da lì abbiamo preso alcune idee, ovviamente, ma il cuore di questo programma sono i 4 anni di lavoro parlamentare. Quindi se volete qualche nome degli esperti che hanno collaborato nell'ultimo periodo, Claudio Giangiacomo, Mel Corrigan, Fulvio Scaglione, Zezza, il professor Alberto Albert, però da loro abbiamo preso le idee, non vuol dire che abbiano collaborato fattivamente, perché loro sono degli esperti indipendenti, ovviamente, e certo. come tali vogliamo lasciare la loro immagine. Che è un po' la logica anche del primo convegno dell'associazione Casaleggio, no? Che si terrà proprio questa settimana a Ivrea, in cui appunto avete invitato, l'associazione Casaleggio ha invitato vari esperti, luminari di tanti settori, pensate c'è l'astronauta Paolo Nespoli, per dire, per discutere di vari argomenti, ma non necessariamente poi... dall'alto, terra a terra, certo. Ho visto che voi del resto lei è stato molte volte a Mosca, credo, no? Quante volte? Non ricordo. No, due volte soltanto. Ah, ok, due volte. Ha visto qualcuno meno di te, Vittorio, che ci lavora. Meno di me di sicuro. Sì. Ha visto qualcuno di importante? Chi ha visto? Sì, per la prima volta siamo andati e abbiamo incontrato il vice ministro degli esteri, e la seconda volta sono stato al congresso di Russia Unita. Ecco, perché un punto importante della piattaforma di politica estera, infatti, ci sembra di capire che sia proprio quello di basta con le sanzioni alla Russia, giusto dire così? È uno dei 10 punti, poi vedremo se i nostri iscritti lo reputano importante, perché oggi abbiamo chiesto di votarli. Ok. No, sì, ma si possono votare uno per uno o in blocco? No, ogni iscritto esprime 3 preferenze e quelle poi costituiranno l'ordine di priorità per noi al governo, questo è chiaro, però diamo a loro la parola. Per lei... È evidente però il senso di questo punto, vado già a quello che credo sia la vostra domanda, per noi è importante come punto per vari motivi, e intanto le sanzioni alla Russia e quindi le controsanzioni Russia e l'Europa ci sono costate già più di 7 miliardi di euro. E la verità è una, poi parliamoci chiaro, le sanzioni non colpiscono mai i potenti, colpiscono sempre i cittadini comuni. Putin non gli abbiamo spostato una virgola con queste sanzioni, in compenso noi stiamo perdendo soldi su soldi, e in più c'è una cosa molto importante, la Russia è necessariamente da vedere come un partner strategico contro il terrorismo, perché oggi anche in tutti i contesti internazionali in cui si parla di intelligence, il primo punto che tutti analizzano è quello dell'incapacità dell'intelligence di cooperare in questo momento, per una questione di accordi che mancano. E la Russia onorevole. Ha una bella intelligence. Lei è proprio sicuro che noi faremmo una cosa saggia a mischiare i nostri servizi di intelligence con quelli russi, che sono poi gli eredi del KGB? Lo sappiamo, perché a me preoccupa un po'. No, attenzione un attimo. Sì. Noi abbiamo anche tenuto una serie di incontri qui alla Camera, chiamati appunto intelligence collettiva, in cui si parlava e si approfondiva di queste tematiche. Noi non vogliamo mescolare le intelligence, perché l'intelligence è da sempre vista come qualcosa di strategico a livello nazionale. Noi vogliamo che le intelligence cooperino, però mi viene da dire, allora facciamo una battuta anche, fino ad oggi gli scandali di WikiLeaks, ad esempio, hanno dimostrato che la nostra intelligence è già abbastanza osservata da vicino da altre intelligence. Condivisa, diciamo. Certo. Sì. Ma secondo lei perché WikiLeaks non dà mai niente sull'intelligence russa, mentre dà un sacco di cose sulla CIA, la NSA? Come mai? Sono un po' come dire, vedono solo da una parte? Perché WikiLeaks non è che ha dato molto
di segreti russi. In realtà qualcosa è uscita in effetti anche da quella parte. Beh, credo sicuramente che per la storia di WikiLeaks la sua vicinanza maggiore dal punto di vista della capacità di infiltrazione nei sistemi sia stata con gli Stati Uniti d'America. Ma credo che sia quello l'origine della cosa. Poi sinceramente non sono io nel sistema di WikiLeaks per saperlo. Certo, certo, è chiaro. Ad ogni modo c'è un'altra questione sempre legata alla Russia che sarebbe il caso di capire, secondo me, l'Italia, e questa è una questione di responsabilità politica nazionale. L'Italia è un piccolo paese in mezzo a due grandi colossi e il nostro interesse primario deve essere la stabilità del Mediterraneo. La stabilità del Mediterraneo oggi passa per i conflitti in Medio Oriente e per l'immigrazione, per i flussi migratori. Entrambe le cose sono correlate e passano necessariamente dal ruolo della Russia in Siria e poi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in Libia e in Egitto. Se non stabilizziamo i rapporti con la Russia, non stabilizziamo neanche i rapporti nel Mediterraneo. Noi vogliamo un Mediterraneo di pace che possa darci delle opportunità in futuro. Ma secondo lei quindi quello che è accaduto in Siria non riguarda la Russia? Chi è che ha bombardato lì? Perché non ci sono delle opinioni diverse, le smentite, le accuse, Trump? Che è successo lì secondo lei? Beh, intanto si parla, qualunque sia la verità, si parla casomai di bombardamenti dell'aviazione siriana e non di quella russa in questo caso specifico, almeno queste sono le informazioni che abbiamo, poi io le stesse vostre, non è che... però noi crediamo una cosa su tutte, qualunque analisi la dovrà fare le Nazioni Unite con una commissione d'inchiesta, con un'indagine. Noi abbiamo chiesto anche ieri direttamente a Caldo che le Nazioni Unite possano fare un'inchiesta indipendente per accertarne le cause. Qualunque e chiunque sia stato a utilizzare armi chimiche si è macchiato di un crimine contro l'umanità. Le versioni, come sapete, sono differenti. C'è chi dice che l'aviazione siriana ha bombardato dei depositi dei ribelli con armi chimiche, c'è chi dice il contrario. A noi interessa che si appuri la verità ed eventualmente si proceda poi a trovare i colpevoli. Diciamo che sicuramente la maggior parte dei mezzi di informazione hanno subito dato la colpa ad Assad, no? Forse un po' troppo frettolosamente? Era successo così anche nel 2013, poi lo stesso Rai News, quindi anche i nostrani, diciamo, sì, hanno manifestato il fatto che, hanno dichiarato il fatto che invece non era andata così, ma erano stati ribelli. Però non è questo il punto. Io credo la tragedia vera, sia che, ed è una frase quasi banale, la guerra fa morti e fa morti civili, purtroppo. Qui il problema da chiedersi è perché c'è questa guerra e interrompere le cause di questa guerra, che sono il finanziamento e anche quindi gli amici, diciamo, di una parte e dell'altra. In passato, purtroppo, l'amministrazione Obama, per stessa ammissione sia di Hillary Clinton che del vicepresidente americano, ha avuto un ruolo chiave nel finanziare i ribelli siriani. Oggi quello che vedi è che paghiamo, probabilmente anche origine lì. Ma quindi secondo lei... per esempio il fatto che ci sia un personaggio come Assad a fare il chiamiamolo presidente non è una concausa dei problemi, cioè se non avessimo fatto nulla Assad poteva fare quello che voleva, cioè va bene, perché sa, qui c'è sempre questo dibattito che continua: dobbiamo metterci comunque d'accordo, tollerare questi dittatori perché ci fanno comodo, o dobbiamo cercare di rimuoverli? Guardi Zuccone, noi abbiamo detto più volte una cosa molto lineare e noi siamo innamorati della democrazia, ma proprio per questo crediamo che... Allora Assad non lo ama di sicuro, Assad non lo può amare di sicuro. Ma non è compito mio amare. Anche con Putin magari, no? Tanto amore forse. Io amo soltanto il Movimento 5 Stelle, ma credo soltanto che sia compito dei popoli sovrani spodestare dittatori e non dell'aviazione straniera. I ribelli cercano di fare in Siria, è quello che i ribelli cercano di fare in Siria, sono siriani. Il popolo sovrano tendenzialmente non agisce con armi straniere, come è successo nel caso siriano. Chi gliele dà le armi di Stefano? Chi gliele dà le armi ai ribelli contro Assad? Ma infatti quello a cui tutti dobbiamo puntare non è l'utilizzo delle armi, ma è che si possa avviare la Siria una transizione democratica tramite la diplomazia e gli accordi politici. Quello è l'obiettivo finale. Noi anche per la Libia, dove sono stati gli altri, ovvero i francesi e poi noi a seguito, a buttar giù con le bombe Gheddafi, creando la più grande crisi nel Medio Oriente negli ultimi anni, anche per la Libia chiediamo un tavolo di pace con tutti gli attori socio-politici libici. Finché non si arriva a questa consapevolezza che le armi creano condizioni sempre peggiori di quelle di partenza, non risolveremo mai nulla. Io vi faccio alcuni esempi: Iraq, Libia, Afghanistan. Perché mi chiedo
la stessa solerzia nel denunciare i crimini non si ha, ad esempio, in Yemen, dove una coalizione, dove un paese alleato nostro, ovvero l'Arabia Saudita, sta uccidendo centinaia di migliaia di civili. Questa è la distorsione che viviamo oggi. I processi di democratizzazione devono essere pacifici e politici, non certamente legati alle armi. Senta, Stefano, ma se le armi ce le ha solo Assad in Siria, come lo rovescia Assad? Con una missione delle Nazioni Unite? Di Stefano. No, con la pressione internazionale. Io non sto dicendo che il principio di non ingerenza... Ma le armi ce le ha solo lui? Le armi ce le ha solo lui? Che il principio di non ingerenza non significa che l'Italia debba stare zitta davanti ad eventuali crimini di guerra, ci mancherebbe altro. Sto dicendo che però che oggi il ruolo dei paesi è anche quello di poter fare pressioni dal punto di vista, ad esempio, degli accordi economici, degli accordi commerciali, dei ruoli. Caschiamo nelle sanzioni, di Stefano. Non ho parlato di sanzioni, ho parlato ad esempio di bloccare alcuni accordi. Io non compro più nulla da te, petrolio o altro, finché tu non ti avvini una transizione democratica reale, non concedi le elezioni e i vari casi che ci sono in altri paesi. Quella è la pressione che si deve fare. Vi ricordo che il grande problema dell'apartheid in Sudafrica non l'abbiamo mica risolto con le bombe, l'abbiamo risolto con la pressione internazionale, e si è risolto anche quello. Ci sono i percorsi democratici. Io credo soltanto che a volte fa più convenienza e fa più gola agire alla vecchia maniera delle esportazioni di democrazia, piuttosto che con dei processi funzionanti e democratici che non facciano morti. Senta, Di Stefano, tornando al momento alla Russia, allora si è molto parlato, no, i viaggi di Salvini in Russia, i vostri viaggi in Russia, e qualcuno ha detto ma non è che il partito di Putin sta cercando di orientare in qualche modo, di condizionare anche attraverso internet le prossime elezioni politiche italiane per farvi vincere? Guardi, io dico soltanto che abbiamo denunciato chi ha detto queste fesserie. Abbiamo ascoltato delle cose incredibili. E io li vedo, i nostri attivisti, che per 12 anni hanno lavorato per passione, gratis, facendo una fatica enorme dalla mattina alla sera, cooperare con degli hacker russi per alterare i risultati elettorali italiani. Siamo al ridicolo. Semplicemente questa gente dovrebbe capire che quando sbaglia, e per anni hanno sbagliato, gli elettori li puniscono. E la crescita del Movimento 5 Stelle è dovuta evidentemente alla fiducia sempre maggiore che gli italiani hanno di noi. Noi siamo i primi che abbiamo attaccato chiunque abbia provato a interagire con le politiche, con le elezioni italiane. Vi ricordate quando l'ambasciatore americano parlò al referendum? Noi crediamo fermamente nella non ingerenza, e quindi non, anche soltanto a livello logico, approveremo il disgusto verso un tentativo di favorirci anche noi stessi, ovviamente. Ma a parte questo, che nessuno sospetta che voi prendiate soldi dall'oro del Cremlino, semmai c'è un altro movimento in Italia che mi lascia un po' perplesso sui finanziamenti, ma non lo nominiamo perché non vogliamo querele. Però c'è un paese nel quale sembra che interferiscano pesantemente i russi, anche con appoggi economici, ed è la Francia. Lei sarebbe contento tra un mese di vedere Marine Le Pen diventare presidente della Repubblica Francese? Ma guardi, sinceramente credo che i francesi sapranno trovare il loro presidente. Io il Movimento 5 Stelle, ma le rispondo, non sto cercando di sviare la domanda. Io credo che il Movimento 5 Stelle non abbia nulla a che spartire con un movimento politico come quello di Marine Le Pen, come Front National. Noi abbiamo a cuore i principi democratici e il rispetto di alcuni diritti fondamentali che Marine Le Pen più volte ha negato, di conseguenza non ci lega nulla. Compresa l'accoglienza, perché nel vostro documento, quello che avete finito di votare, non si parla molto. Ho notato che c'è un motivo in realtà. Abbiamo un programma specifico sull'immigrazione. Voteremo un altro programma solo sull'immigrazione. Diamo un enorme peso a questa cosa. Ci credo, certo. Beh, l'idea principale, l'idea fondamentale del vostro programma sull'immigrazione, perché sappiamo tutti, Di Stefano, che l'immigrazione irregolare, non voglio chiamarla clandestina, è una parola che odio, l'immigrazione non controllata, irregolare, è il è quello che ha scassinato un po' tutte le democrazie europee, ha sconvolto le persone. Qual è l'idea fondamentale vostra per affrontare questo problema? Servirebbero un paio di ore, ma le dico sinteticamente. Uno, il concetto di accoglienza e di richiesta di asilo deve essere verso l'Europa e non verso un singolo paese membro dell'Unione Europea. Due, bisogna necessariamente scardinare il sistema di commissione mafiosa che c'è in Italia dell'accoglienza. Criminale. Abbiamo previsto l'assunzione di 15.000 giovani
per incrementare le commissioni territoriali e quindi portare il tempo di accoglienza, di richiesta dei documenti, diciamo, dagli attuali 18 mesi a 2 mesi, così tu dopo 2 mesi sai se la persona può rimanere o deve essere respinta. Dopodiché però il grande errore fatto dalle destre e dalla legge Bossi-Fini in avanti, stipulare davvero degli accordi per il rimpatrio, perché oggi l'abbiamo soltanto con 5 paesi, quindi noi di fatto anche a chi diciamo che non può stare non lo possiamo rimpatriare, quindi bisogna agire in quella direzione. E c'erano tante altre cose in realtà, ma sostanzialmente dobbiamo iniziare a ragionare sul principio che l'accoglienza o il respingimento deve essere una materia europea nel vero senso della parola. Ad esempio, certo. le quote paese obbligatorie se ne parla anche in Unione Europea. C'è un problema di Stefano, ci devono stare pure gli altri. Perché una partita l'Austria, che per esempio, l'Austria sta facendo resistenze in questi giorni pazzesche per prendersi la sua quota. Io vi rispondo, rispondo come quando vi ho detto prima la questione della pressione politica. In Europa tutti chiedono di avere i benefit dell'Unione Europea, ma poi non accettano anche i doveri. Allora se vuoi i benefit devi anche pagare i doveri. Certo, mi ricorda, siamo in chiusura. Un'ultima cosa prima di salutarci, questo perché non lo ricordo io, lo confesso. La posizione vostra, come 5 Stelle, sul diritto di nascita, lo ius soli, lo ius sanguinis, voi siete favorevoli alla cittadinanza per nascita? Noi abbiamo fatto una nostra proposta in realtà, che prevede una cittadinanza per nascita però è legata ad alcuni obiettivi, ad esempio al fatto di essersi integrato, quindi di parlare la lingua, di aver è una legge se sei nato, se nasci non parli la lingua, un neonato non parla la lingua, chiaro. Però si intende dire calmierata da alcuni passaggi che acquisisci nell'arco della tua vita, diciamo, non immediata. Non è lo ius soli automatico come in alcune proposte di altri movimenti politici. Okay. O senta, di altri paesi. Va bene. Europa, perché in questo momento al Parlamento europeo si discute, c'è una seduta sulla Brexit, no? Sì. Secondo lei la Gran Bretagna ha fatto una scommessa insomma interessante sulla Brexit, giusta? Ma io credo che la cosa da dire certamente è che Theresa May sta facendo l'unica cosa che poteva fare. I britannici gli hanno dato un mandato chiaro. Sì, certo, ma non è banale, perché in Europa si è un po' persa questa tradizione. Cioè in Italia i referendum non vengono più rispettati, dall'acqua pubblica al nucleare a tutti gli altri. Quindi già è un buon punto di partenza. Poi chiaramente credo che la vera difficoltà sarà quella di poter trovare degli accordi che funzionano per la Gran Bretagna senza diciamo perdere tutti i diritti, ad esempio la mobilità delle persone, tutto quello che ha caratterizzato la Gran Bretagna in questi anni. Però è l'unica strada che può seguire, credo che sia quella giusta in questo momento. Gran Bretagna d'altronde non aveva neanche l'eurozona, quindi è anche un po' più facile per loro. Certo. Cioè quindi non lo vogliono avere, diciamo. Vogliono avere il vino senza aprire la bottiglia, è un po' complicato, infatti sarà molto complicato. La ringraziamo molto, onorevole Di Stefano. Grazie Mano Di Stefano, grazie.